Per volta 10 per volta con le conta. E si apre un po' la giacca. Perché pensavamo brutto tempo. Dai, cominciate a salire, per favore, lasciate perdere quello che poi facciamo, perché vi illumino con la torcia. No, si deve fermare qua, signora, si deve fermare qua, gli ho detto. Ascoltatemi quando parlo, però. Aspettate, anche lei, si ferma un attimino, spalle qua, spalle al muro. Ok, l'altro pure, ok. Ci siamo? Lei da sotto non vede, salite un altro po' e basta. Ok, stop. Ok, cominciamo. Poi cominciate da quello di cellulari con le cose, ve le illumino. Sul lato sinistro nostro vediamo, allora ve lo leggo, un particolare di uno stambecco sopra una roccia, che è molto bello. C'è un eremo, cosa che non abbiamo visto in altri affreschi, questi particolari non l'abbiamo visto. Qua abbiamo un eremo, in quei tempi c'erano parecchi che andavano a meditare, a fare penitenza, prima ci si credeva con queste cose, c'erano pure i cilici, se facevano male. Sulla sinistra vediamo il Cristo che benedice la terra con il pomo sollevato da un angelo, ok. Qua sotto purtroppo c'è la Maria, non si vede, ma si vede che è incinta. Ha sempre questo manto blu o nero, perché una volta si faceva nero o blu, ma sono tutti simboli, perché nel 500 non è che potevamo scrivere chissà che cosa, dovevamo trasmettere a chi sapeva leggere e scrivere determinate cose, perché spesso non si potevano raccontare o dire apertamente. Il rosso comunque indica la castità, la purezza della Madonna.
qua sopra in alto vediamo la zampa di leone. Non si riesce a capire che cosa c'è scritto qua, sto cercando di capirlo, Ubentibus, però non mi sembra. Re, molto probabilmente questo è San Marco, perché noi sappiamo gli evangelisti, l'evangelista che era il leone era San Marco di Venezia. Questi sono dipinti normali, qua sembrano che ci siano dei grifi, dei grifoni, però ci togliamo la curiosità qua. Allora, qui c'è la sul lato destro, qua la risurrezione del Cristo, completamente coperto da questa parete bianca, che era la parete che ha fatto costruire, da questa parete ricomincia a costruirsi la chiesa di San Nicola, ok? E divide l'affresco in due parti, ma vi premetto che quello che state vedendo oggi non si vedeva nemmeno prima, ok? Cosa succede? Che qui sotto vediamo, allora, la risurrezione del Cristo, questa rappresentazione di questa piccola città, più che città ci si vede una chiesa col campanile, si presuppone che sia Ofena, perché si parlava prima che a Ofena c'erano due torri di avvistamento. Le torri di avvistamento perché? Perché se si arrivavano gli invasori, i contadini dovevano scappare e i frati, i preti, tutti proteggevano, no? I contadini, che poi davano quei soldi alla fine perché ricavati e ci stavano. Questo qui a sinistra tiene una fune in mano e c'è sotto due rane. Questo si chiama San Bruno. San Bruno aveva fatto non mangiava né carne né pesce, ma solamente verdure, e con le rane si aiutava per cercare l'acqua. Questa figura a sinistra differisce dalle altre figure e gli altri vestiti, molto probabilmente si pensa che sia quello che ha commissariato il dipinto, molto probabilmente era un signorotto di Ofena che fece fare questa cappella. Chi la fece questa cappella? C'è scritto là sotto, questa cappella, Figari fece rotto. Leggete un attimo, perché non vedo. Bernardo Melchiorre. Melchiorre e Pietro. E c'è una data, 1500 e qualcosa, qua. IS4. 154. Ci togliamo il dubbio da questo lato qua. Giratevi verso di me. In questa parte qua, 1541 maggio. Ma il dubbio ce lo troviamo ancora di più poi dall'altra parte dell'affresco. Qua sotto vediamo il volto di Maria, purtroppo abbiamo perso l'affresco, e qui invece vediamo Santa Caterina, la ruota di Santa Caterina, che indica con le mani la ruota uncinata, c'è una croce in petto, perché una volta si facevano le croci sui vestiti, e ci sta la corona, vedete ancora, per fortuna, si vede ancora i lineamenti di una corona e i biondi capelli, perché si dice che Santa Caterina avesse i capelli. Non è Santa Caterina da Siena questa, è Alessandra. Ok, se venite con me adesso vi faccio vedere il proseguo del verde e se non gli altri, se fate un cappuccino. Qua sopra si vede la vecchia. Ero sicuro che era Pavone. Ma la cosa più bella. La risurrezione del Cristo con gli angeli, i visi degli angeli e il serpente. Il serpente ce l'abbiamo pure all'aquila, quello che protegge, e perché il serpente si morde, ma allo stesso tempo il veleno era quello che poi faceva salvare pure. Noi ci avevamo i serpari, no? A Cocullo. Erano quelli che avevano inventato gli antidoti con il serpente, no? Con il veleno del serpente. Qui vediamo come doveva essere forse la cappella, perché riproduce un attimino le arcate di questa arcata qua, perché là lo vedi che gira? Però purtroppo non ci abbiamo niente. Qua sopra molto probabilmente c'era il campanile, qua a sinistra, a destra, qua lo vedi quella gradinata là? Sì. Qua sono stati tagliati i legni perché è stata rinforzata questa parte qui effettivamente. E qua giù abbiamo questa bellezza che lui è...
sono un po' stanca. San Giovanni, no, San Giovanni, Sant'Antonio di Padova, lui, che non lo so, si chiamava Antonio. Poi se ci abbassiamo qua sotto, se devi fare la foto la faccia. Mille, no, qua sotto. 1541. Okay. La stessa data di là. La stessa data di là, stessa data probabilmente di giù. Io penso che il 1541 è stato fatto tutto l'ala che si vede qua e sopra, mentre quello a sinistra, quando riscendete a sinistra, abbia un'altra data. Questo l'ha fatto il nostro artista. I tempi erano lunghi allora. Sì, sì, perché prima, beh, insomma, lunghi, a seconda dei soldi. Se pagavano, facevano pure su. Sembra un pochettino del 400, poi vediamo i colori, i dipinti molto belli, quasi con i colori verde, questi soffitti che sono stupendi. Qua a destra vediamo Sant'Antonio di Padova. Qual è il giglio? Stavo dicendo, il giglio pure sembra un po' diverso rispetto ai gigli di cui siamo abituati noi. Io mi sono fatta venire anche il dubbio che non fosse lui, ma poi sono andato a rivedere gli affreschi dell'anno, perché Sant'Antonio da Padova era molto giovane, effettivamente. Era. E poi abbiamo un'altra chicca. Se ci abbassiamo un attimino, guardate un attimo, 1541. Qua sotto, questa era molto a me della nicchia, si abbassa signora, 1541. Lo vede? Sì, qua molto probabilmente c'era l'ostia consacrata, perché sono le finte finestrelle che poi ci mettevano proprio quelle vere. Molto probabilmente qua doveva starci l'altare.